mi avevano chiesto di introdurre il concetto di borsa private equity nel mondo del fashion and luxury il più possibile in maniera sintetica, dandomi 10 minuti, non so se rimangono tali. No, ce l'ho il microfono. Non so se rimangono tali, in qualche maniera sollevando dei temi che possono essere di interesse. Partiamo dalla borsa nel mondo del fashion and luxury. Quindi la prima domanda che ci siamo posti è veramente il canale della borsa, e lo è stato nel tempo, un canale utilizzato dal fashion and luxury? A giudicare dalle operazioni dal 99 al 2015, effettivamente le aziende del fashion and luxury hanno utilizzato il canale della borsa, tendenzialmente per quanto è stato possibile nel periodo. Vedete un buco tendenzialmente nel 2008-10, che è il periodo di financial crisis, quindi è ovvio, difficile quotarsi. Seconda domanda che ci siamo posti è: come sono andate le aziende del fashion and luxury che si sono quotate? Abbiamo cercato di comparare il triennio precedente alla quotazione col triennio successivo alla quotazione. Quello che abbiamo visto tendenzialmente è che in media, dopo la quotazione, le aziende del fashion and luxury sono andate addirittura molto meglio di prima. Prima andavano già molto bene, anche perché la quotazione è uno step nel ciclo di vita dell'azienda del fashion and luxury che si affronta quando già il business va bene, e in effetti successivamente sono andate ancora meglio. Questo si vede un po' in tutti gli indicatori, quindi ricavi, EBITDA percentuale e posizione finanziaria. A questo punto ci siamo chiesti: le aziende del fashion and luxury quotate sono anche state un buon investimento? Quindi i rendimenti delle aziende del fashion and luxury rispetto ai mercati o agli indici. Effettivamente abbiamo calcolato un indice sul solo fashion and luxury. Qui dentro ci sono aziende europee, ma se lo avessimo fatto solamente su aziende italiane l'andamento era molto similare. E le aziende del fashion and luxury hanno outperformato i principali indici con cui le abbiamo comparate. Ci siamo chiesti, a questo punto può essere interessante secondo me per la discussione che faremo dopo, che peso hanno le aziende del fashion and luxury nei mercati borsistici. L'Italia ha un peso molto rilevante, sulla sinistra vedete il ranking sulla base della market cap, quindi l'Italia è al secondo posto. Se guardiamo invece il numero di aziende è al primo posto, e peraltro con un'incidenza sul mercato borsistico, vedete che in Italia praticamente l'8% del mercato borsistico è costituito da aziende del fashion and luxury. Se peraltro consideriamo che in Francia ci sono due colossi come Kering e LVMH, mentre nel mercato italiano c'è l'anomalia Prada, tra virgolette anomalia, nel senso che Prada non si è quotata sul mercato italiano, l'incidenza sarebbe addirittura più alta. Quindi il fashion and luxury è un settore che rileva e rileva molto nel mondo delle quotazioni. Siamo andati anche a cercare di capire quali sono stati i vantaggi che hanno avuto le aziende specifiche del fashion and luxury con la quotazione, al di là del fatto che abbiamo visto che hanno performato bene subito dopo e al di là del fatto che abbiamo visto che i rendimenti sono stati ottimali. Ci sono due concetti che sono già emersi varie volte questa mattina, quello del brand equity e di visibilità, o meglio, il concetto dell'internazionalità, che la borsa aiuta molto a sviluppare, nel senso che le aziende del fashion and luxury che principalmente investono, sviluppano e creano dei brand associate al mondo della quotazione, questo ha determinato situazioni dove i brand hanno in qualche maniera acquisito un vantaggio competitivo ulteriore. E peraltro la visibilità internazionale, la comparabilità e la possibilità di essere immediatamente confrontati anche su altri mercati dà un boost importante al concetto dell'internazionalizzazione, che è quello della vera fase evolutiva successiva alla quotazione per questo genere di aziende. Considering what, questo sempre teniamolo in considerazione, quotarsi non è banale, quindi soprattutto per gli imprenditori del fashion and luxury è un esercizio a cui bisogna arrivare, e qui adesso introduco il concetto del private equity. Infatti, se guardiamo il mondo del private equity nel fashion and luxury, prima domanda che ci siamo posti è: il private equity è interessato al fashion and luxury? A giudicare dalle operazioni fatte dal 2005 al 2015, direi che il settore è molto interessante per il private equity. Diversa è la domanda e conseguentemente la risposta: come sono andati gli investimenti dei fondi nel fashion and luxury? Rispetto alla situazione che abbiamo visto prima delle aziende che si sono quotate, dove tendenzialmente la media post quotazione è stata di una performance ottimale, c'è una maggiore polarizzazione sui risultati dei fondi, nel senso che abbiamo un cluster di top performer e una serie di deal che non sono andati molto bene.
Questo peraltro si parla anche col momento diverso in cui i fondi di private equity entrano nel ciclo di vita delle aziende del Fashion & Lifestyle, che è molto anticipato rispetto al momento della quotazione, dove il rischio associato all'investimento è un po' più alto. Quindi si entra in una fase del ciclo di vita dove le aspettative possono essere più o meno rispettate. Siamo andati quindi a clusterizzare top performance versus worst. In teoria quello che si vede è che il private equity, dove agisce bene, è stato fantastico per il Fashion & Luxury, nel senso che l'evoluzione successiva all'ingresso dei fondi di private equity sui top deal è stata addirittura overperforming rispetto a quella che abbiamo visto sulle aziende quotate. Ahimè, ci sono anche dei casi di insuccesso. E due concetti importanti che mi premeva evidenziare, che secondo me è importante poi anche discuterne in questo panel, sono il fatto che il private equity, dove ha agito bene, ha creato valore, e questo si vede tendenzialmente in questa slide dove presentiamo l'evoluzione dei multipli sull'equity, e si vede che nei casi di top performing il multiplo sull'equity aumenta e migliora grazie al fatto che c'è stata creazione di valore, ma anche investimento importante nel brand, quindi valore delle aziende. Holding period, altro tema molto importante che secondo me va discusso, è l'holding period medio normale dei fondi di private equity, è compatibile con le aziende di Fashion & Luxury. Effettivamente quello che emerge è che nei casi di successo l'holding period è un po' più lungo. Abbiamo visto varie interviste ad operatori del settore, e l'investimento di breve periodo non si parla, ne abbiamo parlato anche stamattina in un paio di interventi, non si parla molto bene con l'investimento in brand, che è di più medio-lungo termine. Cerco di arrivare velocemente alla fine. Abbiamo cercato di sintetizzare quindi dove il private equity ha avuto successo, perché ha avuto successo, e gli elementi sono tendenzialmente sempre questi, da tenere in considerazione soprattutto dal lato imprenditori che si trovano a vivere il momento potenziale di ingresso di un fondo di private equity. Quindi tendenzialmente è molto importante avere a che fare con fondi di private equity veramente verticali, quindi che conoscono sotto il settore le specificità associate, che hanno magari precedenti esperienze, precedenti investimenti nel settore, oppure personale che è specializzato esclusivamente in quella determinata area. Prevalente iniezione di risorse finanziarie, questo da non sottovalutare, i deal tra seller and buyer, quindi tra azionisti nel Fashion & Luxury, soprattutto nelle fasi del ciclo di vita dove sono entrati in fondi di private equity, funzionano poco. Funzionano poco perché le aziende automaticamente si indebitano e non hanno capacità finanziaria per fare gli investimenti successivi. E quando i fondi di private equity entrano, vedremo dopo nel ciclo di vita, è il momento dove fondamentalmente diventa importante fare lo sviluppo del retail, continuare lo sviluppo dell'wholesale, cominciare l'internazionalizzazione. Orizzonte temporale di medio-lungo è fondamentale. Dove non ha funzionato, invece, i motivi sono stati tendenzialmente sempre gli stessi. Abbiamo cercato di racchiuderli in 4 o 5 punti, ma focus di breve termine, grande attenzione ai numeri piuttosto che attenzione al brand e agli investimenti necessari. Spesso il focus di breve termine ha comportato investimenti non mirati, quindi forte crescita del retail, è spesso non sostenibile nel medio termine, e scelte manageriali a volte sbagliate. Concluderei cercando di fare un wrap-up molto rapido su quello che stiamo cercando di dire, è che se analizziamo il ciclo di vita tipico di un'azienda di Fashion & Luxury, quindi nasce un prodotto, un'idea innovativa, il prodotto piace molto sul mercato, si sviluppano le prime vendite, si investe in un marchio, si comincia a raggiungere una size intorno ai 30-35 milioni di euro di fatturato, quello è il momento dove tendenzialmente è necessario cominciare a investire pesantemente in pubblicità, marketing, retail, wholesale, eccetera, ed è il momento perfetto per l'ingresso di un fondo di private equity, da tutte e due le parti, dal punto di vista imprenditoriale ma anche dal punto di vista del fondo di private equity. Gli step successivi, e qui il fondo di private equity è molto importante nello sviluppo di queste aziende, è quello di arrivare preparati al momento in cui il canale della borsa diventa un canale importante, cioè quando la size è cresciuta ulteriormente e il canale della borsa è quello più importante per acquisire risorse finanziarie per fare i next step successivi, quindi internazionalizzazione e ulteriore expansion. Il private equity è importante in questo momento perché laddove opera bene funge da allenamento per queste società, se ne è parlato anche prima di questo concetto, per arrivare preparati al momento della quotazione. Allenamento intendo governance, controllo, reporting,
capacità di gestire la comunicazione, i media e così via. Due cose faccio ancora vedere rapidamente. Questa è l'evidenza che il mondo del private equity sta usando il canale della quotazione sempre di più, e negli ultimi anni vedete quanto cresce esponenzialmente la barra come uscita dei propri investimenti, quindi di nuovo una riprova di quello che diciamo prima, che la cosa è assolutamente di interesse. E chiuderei lasciando questi punti di recap, spero di non aver messo troppo tempo. Ma assolutamente. Anzi, si vuole ricominciare da capo. Sommarizzando, private equity, polarizzazione performance, creazione valore, holding period e PE come supporto alla crescita, borsa, importanza del timing del ciclo di vita, moda e lusso, un buon investimento, abbiamo visto il trend del rendimento delle aziende quotate in borsa del mondo fashion and luxury, crescente peso del lusso nel mondo delle quotazioni, internazionalizzazione e brand equity. E quindi il messaggio con cui vorremmo chiudere: secondo noi private equity è più borsa, non sono alternative, sono perfette nel percorso evolutivo, questa è la nostra view, delle aziende del fashion and luxury. Grazie. Grazie anche a te.